Allora, la parola a Fiore Marro dei comitati di Sicilia. Non c'è molto da aggiungere alla cosa che vi ho detto prima, cioè di quanto siamo già compagni di viaggio da tempo, ma voglio ricordare che i comitati di Sicilia fanno un'opera meritoria al 100%, in quanto ricordano con la loro opera tante cose che in questo paese in questo anno di celebrazione dei 150 anni, se non ci fossero stati i comitati di Sicilia, non si sarebbero ricordate le vittime di Fenestrelle, di Ponte Landolfo, eccetera, eccetera. Quindi la parola a Fiore Marro e anche un grazie a nome di tutti noi. Il compito di noi tre era quello di presentare i nostri movimenti e di spiegare le ragioni per cui si è aderito a questo progetto. Io, diciamo, ci sono stati dei momenti particolari in questi anni. Novembre-dicembre 2010 siamo stati a Terzigno come Comitati Due Sicilie insieme a Insorgenza Civile a manifestare per quella gente. Sapete quello che è capitato in quelle zone con l'immondizia, con la violenza che hanno dovuto subire queste persone, e ci siamo incontrati con Nando Dicè, che, diciamo, è stato per lunghi anni il mio, come possiamo usare, antagonista, ecco, non avversario. È stato mio antagonista per quanto concerne l'antipatia meridionalista, attenzione, cioè facevamo la gara a chi era più antipatico fra i due. Quando mi ha chiesto la collaborazione per il Comune di Napoli, mi sono sorpreso un poco, dico, guarda, mettendo due antipatici uno vicino all'altro diventa una cosa insopportabile, invece sembra che la faccenda sia andata bene. Ho capito poi ad agosto di quest'anno a Ponte Landolfo che c'era qualcosa nell'aria di serio, si stava cominciando a fare qualche cosa di serio, quando il gruppo, la banda Ladisa, come ama dire la banda romana, la banda Ladisa, a Ponte Landolfo mi hanno avvicinato dicendomi che c'era l'idea di creare qualche cosa di concreto con i comitati Due Sicilie. E qua ha detto, guarda, cioè, tirarsi dentro un rompiscatole come me in una situazione del genere, questi stanno facendo per forza sul serio, altrimenti non si spiega perché mi hanno tirato in ballo a questa faccenda. Il problema nostro dei comitati Due Sicilie, a differenza degli altri tre movimenti, è che noi non siamo un partito politico, noi nasciamo con l'idea di creare un movimento di opinione, un movimento di indirizzo, di denuncia a sud, a difesa del sud, a difesa, uso la parola sud per semplificare, perché quando si parla di Due Sicilie l'idea va immediatamente al re, al Borbone, alla monarchia. La nostra idea è a 360 gradi, nel nostro interno ci sono uomini ancora oggi fedeli alla casa Borbone, ma poi ci sono delle persone come me che vengono da un'estrazione di sinistra che hanno un tantinello di difficoltà a riconoscersi in, diciamo, una casa monarchica, ecco. Siamo entrati in questo progetto forzando un poco come comitati il nostro modo di operare, perché noi lavoriamo anche e soprattutto nell'idea di inculcare senso di appartenenza, di inculcare identità alla nostra gente. Ci sforziamo tanto, qualcuno prima si stava lamentando del fatto che ci si scontra su questi nuovi mezzi telematici, su talune situazioni. Purtroppo è così, il nostro modo di vedere è che ci siano delle fondamenta per portare avanti un discorso. Molte volte mi sono scontrato con qualcuno di noi altri perché considera il senso di appartenenza e l'identità fare la battaglia alla gest line, che è una battaglia importante, però non è un senso di identità, perché la battaglia alla gest line la può fare pure uno di Vigevano o uno di Alessandria, con il quale io non voglio, cioè, per l'amor di Dio, sono un cittadino del mondo aperto a tutti gli incontri. Qualcuno che mi conosce bene sa come sono parco nell'accogliere le diversità di altre nazioni e quant'altro. Però, diciamo, la mia identità è quella Duo Siciliana. Noi siamo nati come Confederazione Duo Siciliana perché c'è qualche fondamento che nasce da lì. C'è qualche cosa che, diciamo, come dicevo ieri sera in occasione della presentazione del libro,
Noi siamo l'unica nazione sparita dalle cartine geografiche, noi siamo l'unica nazione occidentale dopo la fine del comunismo dell'est europeo che non esistiamo in nessuna cartina geografica, e questa è una delle battaglie per cui i Comitati Due Sicilie, diciamo, sono entrati a far parte di questo progetto prettamente politico. Ripeto, ci siamo dovuti sforzare perché non è solo questo, noi comunque porteremo in dote a questo progetto i nostri ricercatori, io penso a Valentino Romano, a Erminio De Biase, a Don Massimo Cufaro, penso a Giuseppe Simonetta, persone che sono da anni dedicati alla ricerca storica, alla ricerca di ciò che è accaduto nelle nostre contrade, e porteremo tutto ciò a disposizione del resto del movimento. Stamattina in un piccolo summit con gli amici dei comitati parlavamo proprio di questo, della nostra diversità, dello sforzo che abbiamo dovuto fare per entrare a far parte di questo progetto perdendo dei pezzi per strada. Abbiamo, nostro malgrado, subito delle perdite perché l'idea di fare solo ed esclusivamente politica diventa, diciamo, infastidisce qualcuno che, caro Sergio, noi non dobbiamo attaccare. Noi, chi la pensa diversamente da noi, ma comunque ha sposato una battaglia sudista o sudica, come a dire qualcuno che conosco, il caro Pino De Gennaro, noi non dobbiamo tenere né lontani né usare dei mezzi, diciamo, di discredito, di acredine nei confronti di queste persone, perché continueranno a fare comunque una battaglia per il meridione d'Italia, per le due Sicilie. Quindi per me va bene tutto, noi ci siamo presentati, io, Nando Dicè e Michele Ladisa, la settimana scorsa al Parlamento delle due Sicilie, messo su dagli amici del Movimento Neoborbonico, proprio per dare quest'idea. Siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo, anche nella diversità delle azioni, e i nostri quattro simboli stanno dimostrando questo. Io mi auguro che questo sforzo che abbiamo fatto sia da monito alle tante persone che in questi anni hanno visto Insorgenza come, diciamo, non una persona da ascoltare o da seguire o da rispettare, sia invece l'amico con il quale si possa andare a collaborare, a trovare sinergia, a cercare di costruire qualche cosa. La stessa cosa vale per gli altri due movimenti, per Italia Prima, che, diciamo, è composta da uomini importantissimi che sono da anni che si battono per il meridione d'Italia, in maniera diversa dalla mia, da quella di Insorgenza, in maniera diversa dal Buontassone, diciamo, che è inutile nasconderci che è una persona di chiaro stampo di sinistra, cioè sarebbe assurdo fare finta di non sapere queste cose. Chiudo il mio intervento dicendo che proprio nella diversità della simbologia e dei percorsi fatti da questi movimenti c'è racchiuso quello che io dico spesso: noi siamo una nazione. Noi siamo una nazione. Nella nazione c'è l'uomo di sinistra, c'è l'uomo di destra, nella nazione c'è il moderato, nella nazione c'è pure il rompiscatole. Facciamo in modo di mettere assieme queste forze non per noi e neanche per i quattro movimenti e per i 40 o i 41, come diceva Lino. Facciamolo perché questa terra, la gente che ci ha preceduto, ha bisogno di questo. Io ogni volta che penso a questi uomini che 150 anni fa hanno perso la loro vita per dare quel briciolo, quel brandello di dignità, di orgoglio che noi altri stiamo cercando di portare avanti, dico, è per loro che dobbiamo fare questo, per il futuro dei nostri figli e per la gente che è stata prima di noi e che ha rimesso la vita per mantenere alto l'onore delle due Sicilie. Grazie.